Siamo col coach di Marigliano Castaldi. Allora, coach, questa partita vinta dal Marigliano punto a punto fino a un certo punto, poi Marigliano diciamo è uscita nell'ultimo periodo. È stata una partita molto molto intensa, bisogna fare i complimenti a tutti i giocatori di Monte e di Marigliano che hanno partecipato alla gara, perché non era facile giocare a questa intensità e giocarla per 40 minuti. Dal lato nostro siamo riusciti diciamo a prendere l'energia del nostro caloroso pubblico e tramutarla in energia positiva, che ci ha fatto poi negli ultimi due minuti prendere un po' di vantaggio. La partita è stata rispettata, noi ci siamo allenati in settimana per mantenere un po' il ritmo abbastanza elevato, perché sicuramente giocare contro Monte non era facile a metà campo, perché abbiamo provato a dare un po' più di energia, è andata abbastanza bene, speriamo di continuare così. Coach, un suo personale parere su questo Monte di Procida? Si diceva alla vigilia a Marigliano più perimetrale, Monte di Procida di più sotto le plance, lei che cosa ne pensa? No, sono due, entrambe siamo molto molto complete, con delle caratteristiche differenti. Scotto Di Berta è un giocatore che un po' è l'ago della bilancia, è un giocatore secondo me dal grandissimo talento, è lui che riesce poi a mettere quel giusto equilibrio tra il gioco interno e il gioco sul perimetro. È chiaro che con i due giocatori vostri, Bielic e Rush, là sotto, assolutamente non è semplice giocarci. Dal canto nostro forse noi abbiamo un gioco un pochino più organico, perché il talento singolo forse è inferiore. Però alla lunga poi vedrete, questa diciamo che è stata un'amichevole di quello che sarà poi la partita del secondo girone, quello poi quando conteranno dei punti veramente importanti. Siamo qui con uno degli ex montese di casa nostra, Bonanno. Allora, prestazione super per te oggi, vari tiri da tre, insomma, ce l'hai messa tutta. Che ne pensi di questa partita in generale? No, è stata bella, soprattutto come ho detto prima, una bella dimostrazione di sport prima che la partita in sé per sé. Poi la mia prestazione, vabbè, io sono sempre a servizio della squadra, quindi in termini di punti voglio dire non è che c'ho un apporto molto forte, però l'importante era la vittoria di squadra e non personale. Poi il Monte di Procida comunque credo che sia una delle squadre favorite del campionato, anche perché la società ha fatto una campagna acquisti comunque molto, veramente molto forte. E per noi è stata per me è un'emozione particolare, perché essendo montese e incontrando i nuovi miei amici è stata un'emozione particolare, però comunque ringrazio tutta la squadra e la società nostra che ci ha dato la possibilità di fare questo. Ecco, senti, ti faccio una riflessione, una battuta insomma che hanno fatto un po' sui giornali. Cioè, oggi si sfidano il Real e il Barcellona della serie C2 dilettanti, insomma. No, non ci dimentichiamo che in questo girone magari sì, forse siamo le due squadre che diciamo possiamo arrivare prima e seconda, anche se comunque vista la partita di stasera credo che meriteremo tutte e due il primo posto. Non ci dimentichiamo che negli altri gironi sono squadre tipo Benevento e Senise che vogliono dire la loro e soprattutto hanno fatto anche loro, cioè stanno vincendo, voglio dire, nessuno ha perso, quindi queste sono le partite che magari ti portano un'emozione particolare a livello personale, però le vere partite stanno nella seconda fase. Ok, grazie Emanuele, grazie.